Ciao, saluta. Buongiorno a tutti. Niente, oggi andiamo a fare un bel giretto. Se sentite che la mia moto fa più casino del solito è perché non ho il DB. Perché se metto il DB si accende la spia motore. Il DB non deve esserci, punto. E appunto è solo una cosa legale. Senza DB andare in giro è troppo bello. Però sei sempre lì che dici: occhio al posto di blocco, qua e là. E quindi non te la godi, ecco. Però quando scoppietta sei lì tipo: nice. Non so neanche quanto voi mi stiate sentendo, perché col fatto che non c'ho il DB, quindi fa un casino della Madonna. E col fatto che non c'ho la maschera, l'aria entra, quindi tecnicamente dovreste sentirmi di meno per colpa del vento, vabbè, storie. Con la scusa del gesso, è da più di un mese che non faccio un passo di montagna, quindi direi che finalmente è arrivato quel giorno. Ditemi se vi erano mancati i motovlog. Dio cane! Ma si può che non si sentano? Ma si può che non si sentano, Dio cane! Ma tu mi hai visto che ho fatto tutto un pezzo così, porco di... Ma Dio cane! Cioè, nel senso, è bellissima queste moto, è bellissimo anche il rumore, cioè il loro rumore. Però Cristo, ogni volta faccio un infarto quando mi superano, Cristo. Anche nel video scorso, dello stesso giro, sempre lo stesso scago, Dio. Nice. Ho paurissima, ragazzi. Prego non fare i fari. Ok. La ventola non spara fuori aria, porco. Si sta surriscaldando la moto. E come vedete, ragazzi, c'è la moto calda. Oh, questo qua è... Madonna, pensavo fosse un posto di blocco. Facciamo un attimo raffreddare la moto e ci becchiamo dopo. Eccoci qua, moto raffreddata e si riparte. Con la moto già più fresca. Siamo spawnati a Napoli. Madonna, si mancava andare in moto. Mi è arrivato un drago in faccia. Dei butei, che posti. Sento le vacche ma non le vedo. Dio, ma vecchio, tanta roba. Che posti. L'ultima volta ce l'avevamo fermati laggiù e qua non eravamo neanche arrivati. Vabbè, poi l'ho anche stortata sta targa. Dio, qua vedete che non è dritta. Ma quello è un altro discorso. Quella targa nuova, tutta storta, no, non la targa, il porta targa nuovo è tutto storto, tutto sbilenco. In pratica, dirla semplicemente, ho preso un dosso, si è abbassata così tanto che ha toccato la targa e si è stortata tutta. È di nuovo surriscaldata. Non è male. Però è tutta surriscaldata di nuovo la moto. Andiamo? Abbiamo fatto 2 metri, eh? Beh. Vai su questo. Beh. E poi io enduro non voglio più andarci. Cioè, finché non tolgo la frenata combinata.
che non so se l'ho detto nel video, ma io sono caduto quel giorno perché ho la frenata combinata, cioè che con un cioè schiacciando il freno posteriore frena 30% 70% dietro e 30% davanti. Eccolo. Ragazzi, vendo due motorine 125. Andiamo, 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 andiamo. Seguiamoli. Tipo loro saranno in quarta e basso tranquilla. Io sono in terza e non basso. Porca puttana! Hai ok? Ok? Ah! Ruba! Non ho capito niente, ma mi ha fatto ok, quindi ok. Porco d***o che strada abbiamo fatto. Mamma. Dove qua? Buttano giù di qua. Mamma mia. Cambio di programma, non torniamo più indietro, ma continuiamo per sta strada. Pam. E arriviamo a Peri e facciamo tutto il giro. Vacca di vecchio, quanti chilometri saranno? Non abbiamo fatto un continuo. Che figata. Sì, sì, vabbè, stanno facendo il nostro stesso giro, non è che... Sembra che li pediniamo. Coca-Cola, pannetto. Come l'altra volta, solo che con una vista nettamente migliore. Era le nostre motine. Abbandono. Non è male. Pausetta fatta. La moto non va su. Eccola. Direzione ribalta per fare un bel giretto e adesso siamo a Trentonico. Ho preso una bella cochina, un paninetto, 10 euro, boia, 6 euro di panino e 4 di Coca-Cola. Ho capito la vista, ma Cristo, vabbè, che fai, ormai le ho consumati, non puoi tirarti indietro, cioè.
Cioè, puttana, ho speso più qua al bar che di benzina. Anche perché la benzina non l'ho neanche fatta stamattina. Dovrebbero negare la possibilità delle alle macchine di venire qua, io. Oh. Hai sentito, vecchio? Tira giù le madonne. Guarda se è la strada giusta, perché ho visto Avio gira di qui. E dato che dobbiamo passare da Avio, vacca di vecchio, che tonata che tira. Io tutto il ponte poi. Sì, esatto. Ero in seconda, l'ho tirata fino al limitatore e poi l'ho fatta tutto il rilascio. Poi se tu quando ciocca sembra che sfiammi, vacca di quando. Adesso due leva a Camporengo e poi si torna a Casina. Mi riposo un attimo perché mi fa un male il culo che non hai idea.